ringraziare il sindaco Giancarlo Fazzitani, qui presente, il comandante della capitaneria di porto Augusto Ferrandino, poi il preside dell'istituto, ha cambiato posto. E poi specialmente voglio ringraziare tutti i ragazzi e le maestre che hanno aiutato i ragazzi a partecipare a questo concorso e le professoresse anche. Dunque, questa è la seconda edizione di questo concorso. Quest'anno abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti e speriamo di poterlo riprendere di anno in anno. Abbiamo scelto dei premi che un po' più diversi e forse più importanti anche per poter aiutare le famiglie. Quest'anno, come sapete, il primo premio sarà per il ragazzo delle terze medie o la ragazza delle terze medie che hanno vinto con un tema. Vinceranno l'abbonamento per andare a scuola l'anno successivo o al Grosseto o a Follonica dove sceglieranno l'istituto. Mentre invece i ragazzi, i bambini delle scuole elementari, che il primo classificato vincerà la fornitura completa di libri per l'anno successivo per andare a scuola. Quindi forse avreste preferito qualche premio, forse più un tablet o qualcosa del genere, ma abbiamo pensato in questo modo di poter aiutare anche le famiglie, e comunque sono premi più importanti questi. Allora, voglio passare, ringrazio anche, che sono qui presente, Gianfranco Donnini, è sempre stato un amico di Renzo, oltretutto era il presidente dell'Una Rossa Fan Club. Presento anche la commissione che ha esaminato i vostri elaborati, che sono Maria Teresa Foga, che è la moglie di Ambrogio Foga, che voi tutti conoscete, Elena Nappi, anche assessore all'ambiente, che vedo che alcuni dei vostri lavori sono stati molto assenti anche al riciclo e all'ambiente. Poi la Patrizia Guidi, responsabile della biblioteca, che è anche cugina di Renzo Guidi, a cui è intitolato questo premio. E la dottoressa... c'è lo sport, ci sono tante forme di amare il mare e sono tutte belle, quindi se voi anche riuscirete ad amarlo, un piccolo pezzetto di voi riuscirà a amare il mare, siamo sicuri che questo premio potrà andare avanti, e sono sicura che andrà avanti. Passo la parola al preside dell'Istituto Comprensivo Orsini Orsini, il dottor Roberto Mugnai. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Intanto un ringraziamento a Maria Guidi, che ormai ha dato una cadenza, diciamo così, regolare a questo premio, e per noi è stata l'occasione di confrontarci come scuola su una tematica, ovviamente, essendo qui a Castiglione, non può non essere una tematica che ci tocca. Tra l'altro anche questo discorso, che era poi il titolo dell'elaborato dei disegni, ci è sembrato assolutamente congeniale al nostro mondo della scuola e a quello che è il messaggio che cerchiamo di dare ai ragazzi. E quindi devo dire, io ho dato solo un'occhiata, non facevo parte della giuria, devo dire che mi dicevano i membri dei lavori, al di là di quelli che poi saranno premiati, i lavori sono stati tutti belli e di qualità, e quindi mi sento anche il dovere di ringraziare i docenti che ci hanno lavorato e naturalmente i ragazzi che poi si sono confrontati con questo concorso. Siamo assolutamente come scuola concordi sul fatto che questo premio diventi un appuntamento
anche degli anni a seguire, e ringraziamo davvero tutti, anche l'amministrazione che mi ha dato il patrocinio, ecco, di avere come sempre avuto questa attenzione per la scuola. Devo dire, io quest'anno sono, è il primo anno che sono qui, e ho notato questa veramente sensibilità dell'amministrazione, del territorio verso la scuola, e non può naturalmente che farmi piacere. Grazie a tutti, grazie davvero. Allora, grazie Donatella, io ringrazio tantissimo la famiglia Guidi per aver dato l'opportunità all'amministrazione di partecipare a un concorso così importante. In ricordo di una persona che per Castiglione ha fatto tanto e ha segnato tantissime tappe importanti. Il mare per Castiglione è una delle tappe fondamentali, no? Siamo un paese di mare, siamo un paese che sul mare vive tutto l'anno, non soltanto per il turismo, è un borgo di pescatori, così è nato e così lo vogliamo far conoscere anche all'esterno. Mi fa particolarmente piacere che tanti ragazzi abbiano partecipato a questo concorso. Quest'anno, come parlavo prima con il nostro preside, abbiamo chiesto forse molto come amministrazione, più degli altri anni. Voi sapete che l'amministrazione comunale tutti gli anni incentiva e promuove la partecipazione dei propri alunni, dalla scuola materna, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media, a tantissimi concorsi. Uno, perché siamo fortemente convinti che partecipare a concorsi di varia natura, che passino per l'ambiente, che passino per la cultura, che passino per lo sport, sia di grandissima efficacia e conoscenza per i nostri ragazzi, perché li tiene mentalmente allenati. Due, perché la scuola non è soltanto scuola, e io ve lo dico da insegnante, non è soltanto studiare italiano, storia e matematica, ma la scuola serve per aprire mentalmente, soprattutto nelle scuole elementari, nelle scuole medie, quindi quando i nostri ragazzi sono in formazione, diventeranno gli uomini di domani, ad aprire le loro menti a 360 gradi. E penso che, come abbiamo dimostrato in questi giorni con tanti premi anche teatrali che le nostre classi hanno raccolto, sia fondamentale che questa apertura sia veramente a 360 gradi, quindi che lo studio in qualche modo sia partner di tutto ciò che è extra studio. E parlare del mare, fare disegni sul mare, tra parentesi molti disegni, come diceva Donatella, hanno proprio un richiamo anche dal punto di vista ambientale, e voi sapete che come amministrazione, come assessore all'ambiente, puntiamo tantissimo al fatto che ci sia il rispetto e la valorizzazione e la tutela del nostro territorio. Quindi oggi sono veramente onorata di aver avermi dato Donatella la possibilità di partecipare a questa giuria, e ringrazio gli insegnanti che si sono sempre dimostrati disponibilissime a tutte le richieste che gli vengono dall'esterno. Quindi vi ringrazio per questo. Passo la parola a Patrizia Guidi, responsabile della biblioteca di Castiglione della Pescaia e membro della nostra giuria. Grazie. Allora, io volevo dire due parole sul tema di questo concorso, chiaramente è il ricordo di Renzo Guidi, che, come diceva Donatella, era mio cugino, anche se io ho sempre chiamato zio, insomma, era mio cugino, però parla del mare. Dunque, il mare, come ha detto anche giustamente Elena Nappi, a Castiglione è molto importante, è un paese di mare, il turismo che è la nostra prima fonte economica ci deriva dal mare, cioè le persone vengono perché abbiamo il mare pulito, abbiamo delle bellissime spiagge, abbiamo una bellissima pineta. E poi da Castiglione sono partite negli anni tante imprese più piccole, più grandi, alcune molto importanti, che sono state imprese di mare. Tuttora sia a Castiglione che a Puntara il Club Veneto e lo Yacht Club organizzano regate importanti a livello nazionale, a livello internazionale, quindi non è una cosa che si è fermata. Fra le imprese importanti, sicuramente quella di Forza, che è una delle prime, se non la prima, che ha portato il nome del nostro comune in tutte le parti del mondo, grazie a questa persona coraggiosa, coraggiosa in tutte le cose che faceva e anche in quell'occasione, che per la prima volta fece questo viaggio intorno al mondo in senso contrario alle correnti, in solitaria, cioè non era cosa da poco.
Un'altra impresa importantissima sicuramente è stata l'impresa di Luna Rossa, e in tutte e due queste imprese in qualche modo c'è stato, forse perché amico di Ambrogio, forse perché amico di Prada, c'è stato in qualche modo anche lo zampino di Renzo Guidi. Un'altra impresa secondo me importante, forse meno conosciuta delle altre due che ho nominato, ma molto importante, che a me sinceramente mi sembra anche un po' strana ora, è stata una regata transoceanica, la Cape to Rio, che non è partita via Castiglione, ma la barca si chiamava Criloa, che era un'Impala 35, fu costruita via Castiglione, ed era una regata che partì da Cape Town in Sudafrica e arrivò a Rio de Janeiro in Brasile con un equipaggio formato da sole donne. Era la prima volta, nel 1975 successe questa cosa, era la prima volta in Italia con un equipaggio di sole donne, la seconda volta nel mondo. E all'interno di questa barca c'era una ragazzina giovanissima, ma veramente 18 anni, che è all'età di mia figlia, se io ci penso veramente mi prende male, e questa ragazzina era Donatella Guidi. Avevo 15 anni, studiavo in un collegio a Roma, noi dovevamo andare a letto alle 10, però quando lei rientrò in Italia ovviamente fu intervistata insieme alle altre che formavano l'impaggio in Rai, e questa intervista fu mandata in seconda serata, e io quindi chiesi ed ottenni il permesso alle suore per poter vedere mia cugina in televisione. Cioè fu veramente un'impresa pazzesca, anche considerando la giovane età di Donatella. Le altre erano tutte più grandi, lei era un po' la mascotte, per cui volevo fare un paio di domande a Donatella, così sentite dalla sua voce come andò questa avventura. Intanto, quanto influì Renzo, zio Renzo, nella tua decisione di fare questa cosa? Beh, influì molto. Primo, perché fin da piccola io e mio fratello venivamo portati in barca a vela da Renzo, che ci ha insegnato a nuotare buttandoci legati a una corda fuori della barca. Quindi noi con questa barca a vela galleggiavamo dietro, per noi era un gioco, però abbiamo imparato a nuotare e soprattutto abbiamo imparato a non avere paura del mare e a rispettarlo. Questa cosa chiaramente io negli anni poi ho cominciato ad andare in barca a vela sempre con lui o con le mie parenti, perché la mia famiglia viene dal mio bisnonno, da parte della mamma era un pescatore, era un barco da pesca, e quindi continuavamo sempre a mare, il mare è sempre stata una linea frenante nella nostra famiglia. Diciamo che questa avventura in particolare è stata proprio opera di, in parte di Ambrogio Fogar e in parte di Renzo, perché noi stavamo preparando delle donne, tra cui Zara Pascoli, che era moglie di un famosissimo navigatore, aveva già fatto molte regate oceaniche, così, stavano preparando una barca di via Castiglione della Pescaia e gli mancava una persona. E Ambrogio, mi ricordo come ora, venne e mi disse, dice, ma ci vuoi andare, che io non avevo ancora 18 anni. Quindi la prima volta me lo disse, ma io sono una matta. Poi venne mio zio e dice, ma perché non ci provi ad andare, ma dai, prova. Io francamente ero molto timida, non avevo mai avuto l'idea di poter fare una cosa del genere. Mi presero e mi portarono su questa barca, cioè, mi fece una prova, non soffrivo il mal di mare, ma ero tranquilla così. E partì, è stata un'avventura molto, però io devo molto a Ambrogio Fogar e a mio zio, perché se mio zio non mi avesse detto ma dai provaci, io non ci sarei mai andata. E com'è stata la traversata? Cioè... cioè per una bambina, se non sbaglio è durata intorno a 30 giorni, 20 giorni, qualcosa di questo genere, per una bambina che forse all'epoca io ti vedevo grande perché ero più piccola di te, ma ora che ho una figlia dell'età
18 anni, insomma, cioè l'età che avevi te quando hai fatto questa, questa traversata, mi rendo conto che eri una bambina. Quindi per una ragazzina, mettiamola così, per una ragazzina di quell'età, com'è stata questa avventura? Cioè mi immagino che avrete avuto dei momenti, il mare è bello sicuramente, ma può essere anche infido, cioè ci possono essere tempeste, ci possono essere, quindi immagino che avete avuto anche dei momenti un pochino più critici, il discorso del cibo, dell'acqua. Il fatto di essere la più piccola, non solo della barca ma anche di tutti quelli che facevano questa regata, credo che mi abbia avvantaggiato, perché io non avevo nessun tipo di ambizione, quindi andavo lì e vivevo giorno per giorno questa che era la mia avventura. Cioè era, come mio zio mi disse, l'importante, dice, te non devi avere altri scopi se non quello di farla e di godertela e di tornare a casa, e sarà una cosa che ti arricchirà. E infatti è vero. Io ho partecipato a questa cosa che è durata 28 giorni, per 28 giorni noi abbiamo visto solamente acqua, non c'era niente, c'era solo mare. E il mare in certi momenti era bellissimo, mare tranquillo, non c'era proprio vento, c'erano delle bonacce, le vele sbattevano, e dei momenti invece nell'oceano, non è come qui nel Mediterraneo, all'improvviso ti cambia il tempo, vedi da lontano una cosa che arriva, capisci che sta arrivando qualcosa di grosso, e nel giro di 5 minuti da calma piatta ti arriva una bufera. E quindi è stato, per me sono state tutte delle avventure, dal fatto del cibo, che come vi rendete conto, se uno fa una regata grossa in mezzo al mare non è che c'è la roba fresca, quindi viene fatto delle scorte, e quando vai alle scorte arrivi lì e magari e capisci anche quello che è l'animo delle persone, perché dovevamo razionare l'acqua, dovevamo razionare il cibo fresco veniva tenuto per proprio centellinato. Quando magari arrivi lì che devi mangiare le arance perché sono vitamine, una cosa che poteva durare, non ce le trovi più perché forse qualcuno l'aveva già mangiata di nascosto, oppure l'acqua che non venivano data da qualcuno perché magari eravamo tutte donne, quindi qualcuno era più vanitosa e magari si lavava con l'acqua dolce perché l'acqua salata poteva fare delle rughe. E queste sono state le cose che ti fanno capire l'animo umano, che però l'importante è sempre andare avanti, sempre pensare, provarci e continuare ad andare avanti. Io mi sono trovata in delle situazioni, come vi ho detto, bellissime, c'era questo sole caldissimo, si doveva stare tutti coperti perché lì brucia proprio tanto tanto, e poi nelle situazioni quando c'era mare brutto, qualche volta anche paurose, mi ricordo una volta che mi sono girata e ho visto le onde che erano sopra l'albero della barca, ma era il doppio della barca, quindi quando mi gira una volta e mi guarda lassù, io mi impaurì perché pensavo che questa onda ci venisse addosso, invece galleggiavamo sopra queste onde. Oppure negli altri momenti, io posso dire di aver avuto paura solamente una volta, veramente paura. Una volta che io stavo male e avevo un dolore alla pancia, allo stomaco, e sicché eravamo tutti, la radio era rotta, non c'era nessuno, e cominciò a dire, ma che succede, che c'hai? E pensavano che ci avessi un attacco di appendicite, che non ci avevo mai sofferto. Allora una di noi aveva fatto un corso, perché in emergenza dice, questa mi fa, dice, non ti preoccupare, dice, guarda, io ho fatto un corso, ma non sei data, dice, al limite, però vengono soccorsi, qualche cosa posso fare, ti opero, mi operi, ma che mio, cioè, che mi opere, cioè, era una cosa del genere, all'improvviso, perché la cosa lì era paura. E io in quel momento stavo male e non riuscivo a essere autosufficiente, questo mi ha dato la paura, perché in quel momento, poi dopo, in quella situazione, è venuta anche una tempesta. E io non potevo uscire fuori perché non ce la facevo fisicamente e mi sentivo inerme perché sapevo che in quel momento, qualsiasi cosa fosse successa, io non sarei potuta essere di aiuto né all'equipaggio né a me stessa. E questo è stato l'unico momento veramente di paura, cioè non sentirsi, non avere la forza di poter avere paura. Ecco, questo è stato veramente un momento di grossa paura. Però poi solamente questo, perché poi i momenti sono bellissimi, si vedono dei tramonti bellissimi, abbiamo visto l'aurora boreale, abbiamo visto quando, e la cosa più bella che mi ricordo è che quando stavamo arrivando verso terra, dopo questi 28 giorni in mare, che me l'avevano detto, ma io non l'avevo mai sentita questa cosa veramente, si sente l'odore della terra, senti l'odore come del prato tagliato, ma noi la terra l'abbiamo vista dopo 2 giorni poi veramente, però questo era una sensazione stranissima, perché questo odore ti pungeva le narici, era una cosa veramente bella. E questa è la mia avventura, che ero piccola, ero poco più grande di voi, quindi questo vi voglio dire, che se voi, qualsiasi cosa si può fare, io non avrei mai pensato di fare una cosa del genere,
e anche voi, voi siete il futuro, e se voi volete veramente una cosa la potete fare, perché qualsiasi cosa può essere fatta se veramente lo volete, se veramente ci credete. Siano veramente calzanti con il tema, il sottotitolo, diciamo così, che è stato dato quest'anno al concorso, e cioè il mare, infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Voglio passare la parola adesso a Giancarlo Capecchi, penso tutti lo conoscete, e che è venuto a trovarci. Giancarlo. Lo faccio volentieri, anche perché diciamo questo concorso, questo incontro, questo evento, insomma ci vede un po' protagonisti con il sindaco e con la famiglia. Rita c'era quando l'abbiamo lanciato, eravamo in un incontro e io faccio volentieri anche da testimonial questo incontro, che spero tutti gli anni la famiglia Guidi, ormai vedo che lo sta rendendo tradizionale, lo porti avanti arricchendolo e ampliandolo sempre di più ed estendendo anche quanto emerge da questi incontri, che è importantissimo, anche ad altre realtà scolastiche, magari fuori anche da Castiglione della Pescara, perché Renzo Guidi, il quale naturalmente ricordiamo anche la parte più importante della sua vita, ormai era conosciuto al di fuori di Castiglione della Pescara, e questo è molto importante, perché Renzo Guidi per me, per come l'ho conosciuto passeggiandoci insieme, giocandoci a tennis insieme, era un punto di riferimento per paesanità, per umiltà se vogliamo, per capacità di socializzare, per capacità immediatamente di comunicare sensazioni che oggi fanno parte soltanto del mondo della poesia, non sono più realtà, sono superate. Vedete come sta andando tutto in corsa, no? Vedete come i rapporti anche tra noi sono difficili. Se c'è un momento libero si guarda la televisione, non si parla più. Anche a tavola magari si segue il telegiornale o si segue non so, la telenovela, per chi ama questo genere di contenuti, ma non si parla più. Renzo era un parlatore, un raccontatore, e questo naturalmente rimarrà sempre nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto. Il mare non si insegna, il mare si impara, vivendo giorno per giorno. Non si insegna il mare, non c'è una materia per insegnare il mare. Ambrogio Foga lo sa bene, di mare c'è Maria Teresa qua, con la quale io vorrò poi scambiare anche due parole. Lui è venuto e vedete il mare, si poteva insegnare, l'ha imparato a sue spese, a spese di altri, l'ha imparato. Ha fatto sue le parole, i concetti importanti di Renzo. Renzo è un personaggio veramente indimenticabile, secondo me, perché rappresenta un tipo di uomo che oggi non esiste più e che è difficile anche poter immaginare. Non c'è più. Renzo incarna il paese, Renzo incarna i valori, Renzo incarna, se vogliamo, le passioni. Renzo è un maestro in questo senso, è stato un maestro della storia del nostro paese e continua ad esserlo, perché vedete, si continua a parlare di lui non per celebrare la sua partecipazione a Luna Rossa, che non poteva dare niente a lui, ma dava senz'altro qualcosa di più che a lui lo dava Patrizio Bertelli, avere Renzo al suo fianco. Renzo non è stato gratificato dalla partecipazione. Chi è quell'uomo
anziano che sta lì a 73 anni, aveva loro, che fa parte l'ultimo dell'equipaggio. No, non è questo che lo ha reso degno, anzi, che lo ha reso proprio, vorrei dire, elemento insostituibile di una manifestazione come questa. Renzo aveva questa sua umanità straordinaria, mascherata da una semplicità che era quasi irridente, perché sa quante persone prendeva in giro? Sembrava che fosse così, che dicesse le cose come le diceva, e invece erano cose che arrivavano in una maniera incredibile, perché era così Renzo, e va ricordato soprattutto così. Io dico sempre assolutamente che questi incontri sono importantissimi, ma l'aggettivo importante è troppo abusato, bisogna trovare altri termini, è semplice e abusato, sono, vorrei dire, insostituibili per portare avanti una storia che, lo dico volentieri davanti al sindaco e alle altre autorità, è la storia di una comunità che Renzo incarnava proprio in ogni senso, sotto ogni aspetto. E da allora oggi dobbiamo dire che di questa storia noi non bisogna adorare le ceneri, perché adorare le ceneri non serve a nessuno. Di questa storia noi bisogna assolutamente coltivare i valori e da allora tenerla sempre viva. E questo è il significato di incontri come questi. E con cui li facciamo? Li facciamo con la scuola. E con chi li dobbiamo fare? Noi abbiamo già un nostro ricordo e ognuno di noi si è fatto un'idea. Ma questi ragazzi che ci stanno davanti si formano sulle nostre parole, sui nostri racconti, si formano su quello che noi raccontiamo loro, perché la storia per loro è quella che noi gli proponiamo, non quella che studiano, perché la storia del nostro paese non la troveranno sui libri, perché è una storia di paesanità, di ordinarietà, fatta certamente da uomini che non sono stati né principi, né imperatori, né generali, ma sono stati degli uomini. E ogni uomo ha contribuito a fare la storia di questo paese. Ed allora, quando raccontiamo la storia del nostro paese, Renzo sarà sicuramente parte di questa enciclopedia che tutti insieme formiamo. E loro devono essere coloro che non adorano le ceneri, ma portano avanti i valori di questa storia, partendo proprio da quelli che sono i punti di riferimento più importanti, come Renzo, ad esempio. Non è il solo, possiamo dirlo, ma certo oggi parliamo di lui, e quindi ci fa piacere mettere in evidenza tutto ciò che il suo insegnamento, qui siete in una scuola, voi avete insegnanti, sapete cosa significa insegnare? Significa lasciare il segno, e quindi dico, ecco, Renzo ha lasciato il segno. E sotto questo aspetto è veramente stato un insegnante per la comunità paesana. Ecco, e io quando parlo di Renzo sotto questo, in questi termini, ricordo tutto quello che ho potuto scrivere anche su lui. E lui mi ha fatto apprezzare Montecristo, ma non andato, con i suoi racconti. Lo conoscevo perfettamente. Ma i racconti di Renzo, tu capivi tutto. E quei racconti erano un vivere quello che lui ti narrava, perché era un poeta che sapeva recitare anche in maniera perfetta. Aveva, io dicevo sempre ai miei studenti, forse tanti non lo sanno, che io ho insegnato per tanti anni in questa scuola, e quasi sicuramente i vostri genitori, o forse qualcuno anche di voi, è stato a scuola da me, perché ci sono passati quasi tutti, quindi dico, io dicevo sempre, ragazzi, il giorno che vi accorgete di andare d'accordo con tutti è il giorno peggiore della vostra vita, perché non si può andare d'accordo con tutti, è assolutamente. E ai miei giornalisti dicevo, oh,
Ricordatevi una cosa, il giorno che voi fate il telegiornale e una persona a Pomonte in un campo mentre sta seminando e magari c'è la radiolina e ascolta, cioè, non capisce una parola di quello che voi dite, abbiamo fallito. Questo per dire che cosa? Che la semplicità è la dote più importante. Una semplicità che non ha niente a che fare con l'ignoranza nel senso letterale del termine, cioè ignorare, non sapere. Una semplicità che è frutto dell'amore verso gli altri, che è soprattutto il modo migliore per comunicare. Ecco, Renzo aveva questa semplicità nobile, ecco, chiamiamola pure così, nobile. Sapeva comunicare, e come si sapeva comunicare, e sapeva essere convincente, affascinante. Io vorrei, ecco, dopo poi saranno le premiazioni, non voglio dilungarmi troppo, però mi interessava soprattutto fare questo ricordo di Renzo, perché tutte le volte che parliamo di lui bisogna tirar fuori ciò che Renzo naturalmente aveva e ciò che ci ha lasciato in eredità. Ecco, con Maria Teresa, che fa piacere tra l'altro avere qua, tutti sapete, Maria Teresa è la moglie di Fogar, di Ambrogio Fogar, che ha legato il suo, nome alla nostra comunità. Abbiamo una via, avete visto la via che porta al Porzio, la via Ambrogio Fogar, Castiglione della Pescaia ha dedicato giustamente una strada ad Ambrogio Fogar, perché Ambrogio Fogar ha dato molto della sua vita a Castiglione della Pescaia. E sapeste quante volte ho trovato Renzo che parlava, ma dove vai? Ma com'è possibile? Ma che guarda, quando Renzo parlava di Ambrogio, del primo Ambrogio, quando Renzo parlava del primo Ambrogio, ne parlava naturalmente in termini entusiastici, mettendo in evidenza la personalità di Ambrogio e il coraggio anche, no? Di Ambrogio. E poi naturalmente cercava di fargli imparare dalle sue lezioni giornaliere, quindi non insegnare ma di far imparare a lui quello che doveva assolutamente tenere presente per non rischiare poi troppo, come invece la sua natura lo portava a fare. Ecco, allora, Maria Teresa, oggi sono passati diversi anni ormai, no? Noi siamo sempre qua a parlare di cose che ci sono rimaste nel cuore. Ecco, intanto tu, prima di farti una domanda invece sull'oggi, mi piacerebbe che tu tornassi a ieri. Intanto il tuo impatto con Renzo. Ah, io ho un ricordo bellissimo di Renzo. Per me era una persona vera, era proprio autentica, era una persona sensibile e capace, con una grande simpatia e una grande umanità. Per me, quando venivo così, avevo molte gentilezze, una volta mi ha portato anche nel loro campo, un bellissimo posto, ed era una persona oltretutto molto competente di vera. Io sono sicura che Ambrogio ha imparato moltissimo da Renzo, perché lui all'inizio era un po' fomigliata, aveva fatto il corso scuola a Ribella, a Milano, e poi faceva anche cose così, che invece Renzo, che aveva una competenza fortissima, anche di scuola cucinare una rete specialmente, ha aiutato moltissimo, e il Castiglione della Pescaia gli ha dato moltissimo, forse se non c'era la famiglia Ribella. E se non c'era Castiglione, forse Ambrogio non avrebbe poi fatto quello che ha fatto. È stato uno spazio, no? Comunque sono molto felice, onorata di essere qui. Vorrei quasi essere una ragazza, anch'io, giovane, come voi. E quasi di lì un pochino. Ho letto ho sentito i vostri temi bellissimi, meritate tutti un premio, penso, e anche i disegni dei ragazzini. Vi abbraccio tutti, sono un po' commossa e un bacio. Quello che hai detto è sicuramente un po' abbastanza, perché in
mondo, perché hai parlato veramente con il cuore. La tua presenza, credo Donatella, sia importantissima, la presenza di Maria Teresa. Intanto è la testimonial principale di questo incontro, mi sembra che di meglio non si poteva fare, ecco, la tua presenza lo ha arricchito e lo ha nobilitato, e questo è fondamentale. Quindi non so io che cosa bisogna passare alle... Deve parlare ancora qualcuno? No? Io sono arrivato. No, io ci avrei una persona che deve parlare, è Giampaolo Gabrielli. Giampaolo Gabrielli è una mio zio a un certo punto ha avuto una disavventura in mare, cioè è affondato con una barca. È stato per tante ore in mare, prego Giampaolo, vieni. E in questa storia abbiamo Giampaolo, era la persona che era sulla barca con lui. Adesso lui brevemente vi racconterà qualche cosa, perché il mare ci sono tanti momenti, e questo è uno che lui ha vissuto e che sa raccontare molto bene. Non so se lo so raccontare bene. Allora, sì. Questa avventura con Renzo è stata un'avventura che mi ha, diciamo, non dico cambiato la vita, ma mi ha fatto riflettere, mi ha fatto girare con la faccia. Si sente? Ecco. Allora, io ho conosciuto Renzo nel 1971, quando compravo la casa qui a Castiglione, perché io amo il mare, come tutti voi che avete la fortuna di vivere sul mare. Io vivo invece a Firenze. Però questo non vuol dire che si ama il mare anche se viviamo lontano. Ho comprato la casa e subito sono stato socio del club medico di Castiglione, e lì la prima persona che ho incontrato è stato Renzo Guidi. Mi ha accolto proprio fraternamente. Poi ho comprato una barca e lui è stato il mio consulente. Mi ha insegnato ad andare sulla barca, mi ha dato tutti i consigli di cosa si doveva fare, cosa non si doveva fare. E questa è nata un'amicizia con Renzo. Abbiamo cominciato a fare regate al Beverico, questo ci divertiva moltissimo. Ecco, in una di queste regate purtroppo non è andata bene, perché siamo partiti qui dal Castiglione, dovevamo fare tutto il giro intorno al Giglio, intorno all'Elba, cioè Monte Cristo, l'Elba, ritornare. Partimmo una sera con molto vento di maestrale. Arrivati a Talamone, questo vento aumentò incredibilmente. Eravamo solo io e Renzo su questa barca, dovevamo essere in cinque, ma gli altri per motivi vari non parteciparono alla regata. E Renzo mi disse: guarda, siamo rimasti in due, te la senti? Dico: guarda, io con te voglio, non ho problemi. Cioè, allora andiamo. E partimmo, e fuori Talamone trovammo un vento incredibile. Avevamo lo spinato, questo pallone che sta davanti alla barca, e non si sa come, ecco, un'onda anomala, un colpo di vento ci distese la barca nell'acqua, proprio l'albero nell'acqua. Questo fece, nel gergo delle persone che vanno in vela si dice caramella, cioè questo spinnacchio girò sullo strallo e non riuscimmo più a toglierlo. Però ci rendemmo conto che questo sforzo del vento fece staccare la tuga dallo scafo, cioè si creò una falla, e da questa falla cominciò a entrare l'acqua. Parole povere, erano le 11:30 circa, non c'era luna, c'era un grande vento, un grande mare, forza 5, la barca cominciò a fare acqua e affondò. E noi ci trovammo, io e Renzo, a galla con un giubbettino salvagente piccolino, a quell'epoca non c'erano telefonini, non c'erano sistemi per avvisare. Beh, si disse: ora che facciamo? Cerchiamo di salvarci. Si vedeva solamente il faro dell'isola del Giglio e il Punta di Vidonia. Noi calcolammo che eravamo nel mezzo, più o meno, e decidemmo di andare verso il Giglio, ci sembrava la parte più vicina, e cominciamo a nuotare. Ma è stata una notte tremenda, ecco, una notte di paura, perché il mare era grosso, era buio, non c'era luna, si vedevano solo le stelle. Orientandoci un pochino con le stelle, noi prendemmo la direzione dell'isola del Giglio. Ecco, in due ci siamo fatti coraggio, anche se la disperazione era tanta e anche la paura. Però, ecco, da questo io vorrei dare un messaggio a questi ragazzi: non mollare mai, perché ci sono momenti nella vita in cui uno dice non ce la farò. Ecco, noi eravamo nell'acqua che ci arrivava alla bocca, no? Le onde che ci facevano rotolare.
la disperazione era tanta e si diceva ce la faremo ad arrivare a Giglio, chi lo sa, però dentro di noi c'era la volontà di arrivare. Io avevo dei pensieri strani, a quell'epoca avevo due bambini piccoli di 6-7 anni e dicevo, ma se io mollo domani lo leggeranno sui giornali, il babbo è affondato, non c'è più, non si trova, ma perché questo? No, li voglio riabbracciare. E allora continuai a nuotare, no? Insieme a Renzo ce l'abbiamo fatta, in due ci siamo aiutati e non molliamo, non abbiamo mollato. E questo è un invito che dico anche a voi, il mare va rispettato, possono capitare anche incidenti come questo, però ricordate che nella vita non bisogna mai dire non ce la faccio, bisogna provarci sempre. E difatti eccoci qua, Renzo purtroppo non c'è più, ma però ci siamo ritornati e siamo ritornati a casa. Valletta. Dare un piccolo riconoscimento, che è Giancarlo Capecchi, perché è stato lui l'anno scorso che insieme all'amministrazione comunale hanno creato la prima edizione di questo premio. Giancarlo, adesso volevo, se il signor sindaco ci voleva raggiungere un attimo, è veramente un piacere. Buongiorno a tutti, intanto vorrei ringraziare la famiglia Guidi per la continuità di questo progetto che devo riconoscere che è partito da Giancarlo, venne in comune e mi disse lanciamo questa idea di ricordare nel tempo Renzo Guidi. Io condivido le motivazioni che sono state espresse da Giancarlo. Non è che dobbiamo ricordare giustamente Renzo Guidi perché è stato il 17° uomo di Luna Rossa, importante quello anche per Castiglione perché comunque ha dato una visibilità, ma perché Renzo Guidi era Castiglione a pescare il mare, cioè amare il mare per noi è tutto, lo è stato nel passato per i nostri pescatori, lo è oggi per tutte le attività turistiche, quindi è l'essere legato al territorio che noi dobbiamo, per questo motivo noi dobbiamo ricordare Renzo. Apro una piccola parentesi che non c'entra nulla con il mare, ma per dire che questi ricordi dei nostri personaggi di Castiglione a pescare, perché così li vorrei chiamare, creano un dibattito importante. L'altro giorno abbiamo inaugurato la mostra delle bici storiche. Allora c'era una fotografia e c'era dentro la Piti e allora si è aperta una discussione su questa fotografia. Dario Rapiti diceva che era di un'epoca, il Tommasini è un altro personaggio del nostro territorio, della bicicletta, diceva che era un altro periodo, però insomma il vedere questi personaggi di Castiglione a Pescara che hanno ancora i ricordi di un'epoca che noi non abbiamo vissuto, che noi possiamo vivere solo e solamente attraverso questi racconti, attraverso i racconti di queste persone, credo che sia importante. E questa è una delle motivazioni per le quali poi siamo partiti con questa idea, grazie a questa intuizione di Giancarlo. E sono contento che la famiglia Guidi abbia e voglia continuare questo premio negli anni.
è oltremodo importante e per me veramente un onore premiare la signora Foga. Noi dobbiamo molto ad Ambrogio, anche lui insieme a Renzo, anche se con motivazioni diverse, Renzo legato molto al territorio, ha vissuto Castellina Pescara, Foga che ha legato una delle sue più importanti eventi al nostro territorio, per noi è stato sicuramente una parte, è stata una situazione sicuramente importante, che in quel momento la più importante manifestazione, il più importante evento di Foga è sicuramente quello della circonnavigazione del globo. Noi abbiamo ricordato questa sua grande esperienza nel mare con un evento, con una mostra che abbiamo aperto il 7 di dicembre del 2014, l'abbiamo tenuta aperta più di un mese, ci sono stati tantissimi visitatori. Oltretutto vorrei ricordare ai ragazzi che probabilmente non lo sanno che Ambrogio Foga è cittadino onorario di questo comune, quindi insieme ad altri Foga è stato il primo cittadino onorario di questo territorio, è stato il primo personaggio che ha portato Castiglione della Pescaia fuori da questo territorio, quindi è veramente con piacere che consegno questo ricordo alla signora. Lì c'era una casa che l'ha poi accolti,
E in quell'occasione lui disse al mio fratello: meno male c'è te che mi hai incoraggiato. Grazie, 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 grazie.